Amici cari, il secondo appuntamento che vogliamo quest'anno dedicare alla Valle di Cembra. Abbiamo raggiunto il comune di Segonzano, sono con Fabrizio Villotti e sono all'hotel Alle Piramidi. Ho detto bene? Senti Fabrizio, intanto perché qui in Trentino Le Piramidi? Cosa c'è? È un nome un po' altisonante, piramidi perché richiamano ovviamente alle piramidi di terra, questa formazione d'argilla. Dovuta al tempo, all'erosione del tempo, dell'acqua, di tutti gli agenti atmosferici che hanno intaccato questi sedimenti morenici, formando questi pinnacoli sovrastati da dei sassi. E giustamente voi avete dedicato il vostro hotel, la vostra realtà lavorativa al territorio. Senti, qui abbiamo due espressioni della tua cucina invece. Che cosa hanno preparato in cucina? Il nostro chef Niccolò ci ha preparato un primo piatto dei tortelli ripieni di zucca, su fonduta di Fontal Predazzo, che è questo formaggio della Val di Fiemme, conosciuto in tutto il Trentino, con degli amaretti e una riduzione di vino Teroldego della nostra zona. Beh, voglio dire, insomma, tutti ingredienti tipici del territorio. Poi c'è un dolcino anche. Certo, un dolce, un semifreddo alle castagne, deliziato con del cioccolato, un cioccolato fatto in casa e una panna sovrastante. Certo, e abbiamo chiaramente abbinato i vini del territorio. Poi senti, tu però qui alle piramidi, a parte la grande cucina, a parte la ricezione turistica, avete anche il centro benessere. Sì, delizziamo dei nostri ospiti di questi trattamenti corpo e viso, un momento di relax in cui fermano un pochino le lancette del tempo e tendono un pochino a coccolarsi dalla nostra estetista Claudia, che fa i trattamenti corpo e viso. Allora Fabrizio, io ti ringrazio molto per la tua ospitalità. Grazie. Noi abbiamo iniziato questo secondo speciale dalla valle, e naturalmente i sapori e i vini, ma non solo, perché avremo anche una bella sorpresa. Rimanete con noi, andiamo per iniziare alla grande, in cantina. Abbiamo raggiunto Cembra a Lisignago e sono con una signora, Orietta Zanotelli, azienda agricola Zanotelli, e parliamo ancora chiaramente di vini del territorio. Orietta, intanto dei vigneti meravigliosi che dalla regia ci fanno già vedere, perciò posizioni a diverse altezze se non sbaglio. Sì, certo, la Valle di Cembra, tutta la Valle di Cembra ha i vigneti posti su dei terrazzamenti con dei muretti a secco. Nello specifico la nostra azienda coltiva vigneti esclusivamente a un'altitudine fra i 450 e gli 850 metri sul livello del mare. Perciò possiamo andare a dare dimora a delle tipologie di vitigno differenti proprio anche grazie alle altezze. Sì, sicuramente differenti. Poi la caratteristica della Valle di Cembra è quella di avere un terreno porfirico. Questo vuol dire mettere a dimora soprattutto delle vigne che poi vengono rappresentate proprio da quel tipo di terreno lì, quindi soprattutto vitigni bianchi, certo, con un certo tipo di aromaticità, e quindi Müller Thurgau. Ecco, parliamo dei vini. Allora, Müller, certo. Partiamo dai bianchi. Allora, come bianchi, sicuramente la Valle di Cembra è evocata per la produzione di Riesling e base Riesling, insomma. Quindi quando si è capito che in quella direzione dovevamo andare, abbiamo messo a dimora appunto Riesling, il Kerner, che non è altro che un incrocio fra il Riesling e la Schiava, il Müller Thurgau, Manzoni Bianco, del Gewürztraminer. Queste un po' sono le nostre tipologie, assieme a Pinot Grigio e Chardonnay, quest'ultimo che si usa però soprattutto per la spumantizzazione. Poi Schiava, Pinot Nero. Esatto, allora per quanto riguarda i rossi invece siamo molto più limitati proprio per un discorso di altitudine. Questo per noi vuol dire soprattutto la Schiava, che è il vitigno storico, se vogliamo, della Valle di Cembra. Fino al 1950 la valle era piantata esclusivamente a Schiava, e Pinot Nero e la Grain. Queste sono le varietà. Orietta, cin cin. Cin cin. Grazie della visita. Grazie a voi. Amici cari, nel comune di Faver trovo Bruno Pilzer, perché arrivare in Val di Cembra e non parlare di grappa sarebbe stato veramente un errore clamoroso. E allora qui c'è una bella distilleria, c'è un ex sindaco di Faver, perché per tanti anni tu sei stato il primo cittadino qui, mi hanno detto, però devi parlare di grappa, devi parlare del tuo lavoro adesso. Lasciamo stare l'amministrazione comunale, non c'è più.
Grazie e benvenuti in Val di Cembra. Siete proprio a metà della Val di Cembra, perché Favere è proprio al centro della Val di Cembra e la storia nostra è legata a doppia corda alla grappa, perché è una tradizione di questo territorio. Chiaramente questa tradizione è stata sviluppata a livello tecnico da noi, prima dal papà, ma poi noi, io e mio fratello Ivano, entrambi enologi, abbiamo cercato di dare un taglio diverso alla distillazione e addirittura occuparci non solo di distillazione di vinaccia, che è il nostro forte, quindi produzione di grappa. Anche perché la vinaccia non vi manca. Non manca assolutamente, per nostra fortuna, ma ci siamo anche occupati di distillazione di frutta, come può essere le pere, le albicocche, mele, melicotogne, eccetera, per finire addirittura con una cosa molto moderna, che è la distillazione del gin, e quindi produrre anche gin. Ma tornando al mondo grappa, direi che è proprio storico. E cosa si doveva fare? Si doveva fare un incrocio tra quello che è tradizione, storia e modernità, e penso che ci siamo, se non riusciti, insomma, siamo sulla buona strada. Cos'altro possiamo dire per chiudere in bellezza? Perché bere una buona grappa? Ma perché dà una soddisfazione, ti ricorda un sacco di aromi che ricordano l'uva, quindi ti riporta nel campo, ti riporta un po' alla natura. E poi, volendo per esempio provare qualcosa di diverso, una grappa aromatica magari invecchiata, può essere un abbinamento, natura come legno, tempo, il tempo è determinante. Noi abbiamo un brandy di 11 anni, quindi un distillato di vino, perché facciamo anche questo, e che è, credo, ma sì, la parola non è giusta, è uno spettacolo. E allora Bruno, io ti ringrazio, grazie per averci aperto le porte della tua bella realtà, anche questo è Terre, Sapori e Vini. Rimanete con noi. Siamo a Favere di Alta Valle, locanda del Passatore, con me c'è la signora Maria Nardine, Gianni Bacci, il suo marito, chiaramente, lo chef del posto. Che cosa ci avete preparato di buono? Partiamo da quel piatto lì. Quel piatto lì sono dei garganelli affumicati alle erbe di campo, quindi olio extravergine d'oliva, dei pomodori latterini, delle erbe di campo, quelle di stagione, un po' di pancetta affumicata, assemblata tutta insieme. Ecco, devo ricordare che loro hanno una cucina che si fonde tra quella trentina e quella emiliana romagnola, esatto, perché il Gianni è emiliano romagnolo, quello diciamo che è un piatto più romagnolo, sì, che trentino, sì. Le praline di baccalà, le praline di baccalà. Con patate, spinaci, mandorle tostate, crema di gorgonzola, invece è una fusione, sì. È del baccalà che poi viene assemblato con delle patate lessate e degli spinaci, in baccalà cotto con l'aglio e il prezzemolo, certo. Quindi nel forno o sulla griglia se preferite, poi assemblate, vengono fatte queste polpettine cotte nel forno accompagnate da questa salsa di gorgonzola. Un dolce? Il dolce invece è una tartatin di mele rainette, locali della zona, servito con una pallina di gelato alla vaniglia. I grissini li fate voi? I grissini li facciamo noi. E poi ci sono anche due camere qui, perché c'è anche un B&B, dico sì, bene? Sì, 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 il nostro è una casa ospitale, ci piace ospitare, quindi abbiamo abbinato a quello che è il piacere della cucina anche al piacere dell'ospitalità nelle camere. Per chi ama l'arte, non dimentichiamo che qui siamo sul passaggio di Dürer, dico sì, bene? Sì, esatto. Questo grande pittore che soggiornò in Val di Cembra qualche secolo fa, e di cui abbiamo degli acquarelli molto importanti. Completiamo in bellezza, che vino abbiamo scelto? Abbiamo un Müller Thurgau e un Riesling. Cioè un assemblaggio? Un assemblaggio, sì. Il 708, che è un vino di cui abbiamo già sentito parlare, sempre qui naturalmente dalla Val di Cembra. Maria, grazie. Grazie a voi. E così, amici cari, si completa anche questo secondo speciale che abbiamo voluto dedicare alla Valle di Cembra, al suo territorio, ai suoi vini, ai suoi sapori. Non resta che andare a fare una bella vacanza e ve lo consigliamo con tutto il cuore. Ma rimanete con Terre, Vini e Sapori, perché la prossima puntata sarà ambientata proprio in questa meravigliosa Villa Veneta e parleremo di vini estremi. Perciò vi aspetto per la prossima puntata.